Sempre penso. Una piccola introduzione. Non alla violenza sulle donne. Dal libro Il coraggio delle donne. Ieri, oggi e domani. E va così. In un luogo patrocinato dal comune, adibito a tutti in quanto pubblico, è entrata una donna. Dopo neanche un minuto, sente delle voci che dicono: vai via, vai via. 20-30 uomini. Vai via, vai via. Lei chiede: perché dovrei andare via? Sono entrata con educazione, ho salutato, non faccio nulla a nessuno. Domanda: perché dovrei andare via? Uno di loro risponde con prepotenza e arroganza. Poi lo seguono tutti all'unisono: perché qui comando io. E le donne non possono essere qui presenti. Continuano queste voci, arrogante, tra spinte e maleducazione. Uno di loro dice: deve andare via. E se tu fossi la mia moglie, la mia fidanzata, ti prenderei dai capelli, dalle orecchie e ti trascinerei dritto a casa. Quindi, e questa è la performance. Signore e signore, qui presente in questa sala e persone del mondo, questi due argomenti sono tema di riflessione. Quale società abbiamo oggi? Va bene stare zitti perché è più bello, è più comodo, è più facile. O dobbiamo fare qualcosa per costruire insieme un mondo migliore? A voi questo tema di riflessione. Dopo questa slide, il mio intervento continua con la seconda parte. Le conquiste delle donne in Italia e nel mondo. Sappiamo che è stato un percorso scandito da lotte durissime, però dobbiamo ringraziare a quelle donne piccole. Piccoli gruppi, a volte solo una, ma che ha creduto dal suo cuore ed è riuscita a trasformare il mondo. Per ragione di tempo, qui sentiremo solo cinque tappe per poi proseguire e dare spazio alle altre relatrici. Perché ogni evento, questa giornata, non è per festeggiare le donne, è per ricordare chi addirittura ha perso la vita per avere un diritto, perché il percorso ancora prosegue. Quindi nel 1945 le donne italiane hanno ottenuto il diritto al suffragio. 1948 la Costituzione Repubblicana ha esteso alle donne il diritto di accedere in condizioni di uguaglianza a tutti gli uffici pubblici. Nel 1963 ha trovato applicazione la Costituzione con una legge che ha ammesso la donna a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici. 4. 1999 è diventata possibile anche la carriera militare. E poi successivamente altre leggi. 1996 la violenza sulle donne si trasforma dal reato contro la morale al reato contro la persona.
che oggi la conosciamo come la legge sullo stalking, e così via. Come vi ho detto, ci sono altre leggi. Ora ricorderemo queste grandi donne, come dicevo, che hanno portato le sue piccole, grandi lotte e battaglie, donne contemporanee e donne che ormai non ci sono più, però che hanno cambiato il mondo. Rosa Louise Parks, la conoscete quella storia a Montgomery? Nell'autobus. E chi non la conosce, grazie a Dio abbiamo internet che ci insegna tanto. Allora, 1995, la seconda metà del Novecento, lei si è battuta per i diritti degli afroamericani e ha vinto le sue battaglie. E poi è stata aiutata anche dalla sua gente. Ecco qui quando l'unione è importante per ottenere un qualcosa. 2. Abbiamo Malala Yousafzai, una giovane pakistana che ha vinto un premio Nobel grazie al suo impegno per i diritti all'istruzione dei bambini del suo paese e anche del mondo. Katherine Johnson, una donna nata in America, afroamericana, ha vissuto 100 anni, ha avuto un anno di gloria. Questa donna, sino ai 13 anni, ancora non sapeva cosa vuol dire una scuola. A 18 anni pensate che si è laureata con i massimi onori. Il migliore scientifico, data la sua intelligenza, ha dato un grande contributo ai viaggi spaziali e alla ricerca scientifica, un computer umano. È stata solo conosciuta a partire dal film Il diritto di contare. È un film bellissimo che ci lascia un grande messaggio. Vi invito a scoprire questo film di questa signora, Katherine Johnson. 4. Abbiamo Greta Thunberg, come dicevo, donne contemporanee, fin da bambine, molto giovani, si battono perché credono in qualcosa. Lei vuole difendere il pianeta dall'inquinamento. Abbiamo una isola di plastica, e le risorse del pianeta stanno finendo. Non voglio essere pessimista, però qualcuno dice è ciclico, è normale, però non è così. Le risorse del pianeta stanno finendo perché purtroppo questo è un altro messaggio per salvare il pianeta, dobbiamo fare coscienza. Quindi abbiamo Rita Levi-Montalcini, una grande ricercatrice, una donna molto molto intelligente che ha dato un grande contributo nel campo della ricerca in area di medicina, anche lei premio Nobel come Malala Yousafzai. Sesta donna, Rigoberta Menchú, una donna latinoamericana che si è battuta per i diritti dei popoli indigeni. Quindi anche lei ci lascia un grande messaggio per crederci. E poi non potevano mancare tutte quelle grandi mamme che abbiamo la fortuna di avere, grazie a Dio io con mia madre, che ancora ce l'ho, e che ogni giorno si alzano al mattino presto e che educano e trasmettono grande amore, principi e valore ai loro figli. È molto importante un riconoscimento da questa piccola sala e anche per il mondo, perché io quando ero molto giovanissima, mia madre si alzava alle 5 a farmi la colazione per andare a studiare, e quindi pensate un po' l'impegno, l'amore, il sacrificio. È molto preoccupante quello che succede. All'anno muoiono più di 100.000 donne nel mondo per il femminicidio. E quindi cosa vuol dire? Che problema c'è? Qui abbiamo questo grafico, femminicidi compiute da partner. E i femminicidi compiuti dai familiari, un po' sorprendente. Quindi solo questo grafico per avere un'idea dell'entità del fenomeno, di quello che succede nel mondo. Qua non ci sono tutti i paesi, però possiamo capire.
E per ultimo, da questa sala siamo pochi, ma non troppo pochi, per portare un messaggio di consapevolezza e di unione ed aiutare tutte quelle donne, anche se sono una, che si battono perché vogliamo costruire un mondo migliore. E questo si fa attraverso un'educazione della società, perché sono dei problemi che esistono nei 5 continenti, non è solo qui, è solo in Europa, è un problema a livello globale, direi. Ed ecco perché a Genova sta nascendo un'unione e un osservatorio di carattere internazionale, poi ne parlerà di questo, solo è un accenno. Perché noi crediamo in qualcosa e non solo quello. E anche purtroppo succedono queste cose, ma non è tutto brutto, c'è anche la parte bella. Quando il cavaliere regala una rosa a una donna, quando la tratta bene, la fa sentire una regina, e c'è questa sincronia, questa sinergia, ed è bellissimo. Ed ecco quando esiste questo, perché non sono qui per parlare delle cose negative, c'è anche questa parte vera, quell'amore vero e sincero che dà un padre a una figlia, a un fidanzato e così via, perché questa parte comunque, come l'abbiamo visto dalla poesia, con delle immagini bellissime del momento delicato, perché anche questo è molto importante da dire e da riconoscere. Perché comunque ci tengo anche a dire che ci sono anche delle donne che sono un po' cattive, molto cattive con i suoi amici e le sue coppie. Quindi c'è anche questo. La cosa migliore sarebbe creare e costruire un mondo migliore, basato nel rispetto, perché il rispetto non ha genere. E ora continuo con la slide. La violenza contro le donne e ragazze continua ad essere un fenomeno preoccupante in tutto il mondo. Chiunque può essere vittima di violenza, come dicevo, chiunque, anche gli uomini. Un invito a sostenere l'impegno di chi crede e lotta per l'ingiustizia. Sì, possiamo lasciare un mondo migliore alle generazioni future, senza perdere la speranza, perché come lo sappiamo, quella è l'ultima a morire. Il messaggio educazione e consapevolezza. E per ultimo questo slide, dove ringrazio tutte le persone coinvolte in questo convegno, perché veramente ce l'abbiamo messa tutta per fare sì che sia possibile. Sono tutti noi una grande missione, una grande responsabilità sociale. Quello che succede qui, in questo angolo del pianeta, ha incidenza a livello internazionale e globale, nei 5 continenti. E quindi tutti noi abbiamo una responsabilità sociale e una missione. E con questo motto possiamo fare piccole e grandi cose. E questo è l'intervento di quello che sta dicendo lui. Brava, Gianni.